Allora, buongiorno a tutti. Parleremo brevemente di OT security, ovvero sicurezza negli impianti industriali. Sicurezza negli impianti industriali, sostanzialmente sapete che adesso va tanto di moda tra le buzzword degli ultimi anni, il famoso Industry 4.0, quindi se avete a che fare perché lavorativamente lavorate in un'azienda che fa produzione metalmeccanica oppure manufatturiero, eccetera, o se come consulenti IT lavorate con queste aziende e in questo ambiente, in questa zona, diciamo, d'Italia come in altre è pieno di questo tipo di aziende, o se lavorate come consulenti di sicurezza informatica, eccetera, sicuramente penso possa darvi qualche spunto interessante. Si tratta ovviamente di un talk introduttivo, quindi poi dovrete metterci del vostro per approfondire un po'. Velocissimamente, per chi non lo sapesse, mi occupo di analisi della sicurezza, in particolar modo di penetration test, che in italiano suona molto brutto, ma è sostanzialmente la simulazione di attacco in maniera controllata di quello che potrebbe fare un criminale, un attaccante sulla nostra rete o sul nostro sistema o sulla nostra applicazione. Okay? Questo talk poi rientra, diciamo, nel cappello di Isacca Venice. Per chi non conoscesse Isacca, è un'associazione mondiale di auditor che ha un capitolo a Venezia abbastanza importante, che si occupa di sicurezza informatica, sicurezza applicativa. Per esempio, c'è un evento a Venezia tra poco. Trovate sul sito Isacca Venice, trovate tutte le informazioni, se non so se ci siano ancora posti, nel caso guardateci e via. Oltre a questo, poi sono il moderatore, fondatore, uomo della gestione dei server di sicurezza.org, che è un sito che ha alcune mailing list che si occupano di sicurezza informatica. Allora, qui da Wikipedia, paro paro, avete i vari passi, quelli che sono stati, diciamo, censiti, catalogati, i vari passi dell'industrializzazione. Scusate, i due spritz di prima cominciano a sentirsi. In particolar modo, quello che ci interessa adesso è la cosiddetta Industry 4.0, che non è alla fine della fiera nient'altro che aver automatizzato ancora più di prima i nostri impianti. Nella Industry 3.0 avevamo già le macchine a controllo numerico, avevamo già una certa automazione, ma la differenza con l'Industry 4.0 è l'interscambio fortissimo di dati tra queste macchine e sistemi esterni, il CRM, il magazzino e così via. Non solo, anche l'interscambio tra macchine e così via. Per chi di voi conosce un minimo un impianto industriale, se non ci ha ancora fatto caso, vedrà che i nuovi apparati, soprattutto quelli grossi, usano molto spesso direttamente cablaggi Ethernet anche per comunicare tra i singoli pezzi della macchina. Okay? Quindi hanno direttamente ogni pezzettino della macchina, l'HMI, la telecamera, il rilevatore, eccetera, hanno un oggettino embedded con il suo sistema operativo e il suo IP e cose di questo genere. Questa cosa qui viene da sé, ok? Interscambio di dati, in primis sulla rete locale, quindi tutte le varie parti dell'impianto, tant'è che si parla di ICS SCADA, quindi c'è la parte di controllo e la parte di rilevamento, produzione, movimento, eccetera, eccetera. In rete geografica, nel senso che ormai molte aziende hanno magari l'impianto a Canicattì e il gestionale che gestisce gli ordini, le commesse, controlla la produzione in sede centrale a Paperopoli. Okay. E addirittura adesso va molto di moda anche su internet. Adesso ci sono anche degli impianti industriali che senza il cloud non funzionano. Quindi ci sono delle componenti della macchina che parlano direttamente con degli ICS o con una parte degli ICS che stanno direttamente su internet. Okay. Questo perché ovviamente poter controllare con l'automazione, con i sistemi integrati, tutta questa parte di produzione ha degli enormi vantaggi perché so in tempo reale quanto produco, posso in tempo reale prendere gli ordini, cambiare i colori delle cose delle sedie, posso fare una serie di cose. Ovviamente ha anche molti rischi perché chiaramente se espongo tutta questa roba su internet ho un potenziale problema. Allora, chi di voi conosce un minimo l'ambito fabbrica, probabilmente questi termini PLC, ICS, SCADA, Modbus, eccetera, li conosce. Sono tutti vari, diciamo, componenti dei bus industriali tradizionali. Okay?
Cos'è successo con Industry 4.0? Chi di voi ha un lavoro in un impianto o conosce un impianto di produzione abbastanza elaborato, ormai avrà visto che addirittura c'è un data center di impianto. Il data center di impianto molto spesso non è che come il vostro normalissimo data center della rete office o della rete vostra, semplicemente c'è un sistema di virtualizzazione, ci sono delle virtual machine che fanno girare dei database, ci sono dei sistemi operativi Windows, okay, ci sono delle reti Wi-Fi, protocollo Wi-Fi normalissime, si usa fortemente il TCP/IP, okay? Ci sono tantissime tecnologie che sono quelle utilizzate nell'ambito ICT tradizionale anche nell'ambito fabbrica, okay? Quindi tutte quelle che sono gli attacchi che sono, diciamo, già conosciuti, abbondantemente conosciuti nell'ambito ICT tradizionale si aggiungono a quelli che si possono fare anche nell'ambito industriale. Quando sentite il ransomware ha bloccato la produzione della Pippotronic Incorporated, non è che era un ransomware scritto, difficilmente era un ransomware scritto apposta per collegarsi via Modbus e far andare più veloce o più lenta un certo controllore. Quello lo fanno la roba, la Mission Impossible, Stuxnet, i servizi segreti, ok? Quando invece sentite parlare di produzione totalmente azzerata, cassa integrazione per una settimana, eccetera, è perché banalmente qualche pirla è arrivato con un portatile infetto, con CryptoLocker, questo si è collegato allo share aperto e configurato di default del server che fa girare un pezzo dell'impianto, gli ha cifrato i dati, l'impianto ha smesso di funzionare e fine della fiera. Okay? Tant'è che se noi andiamo a vedere non una slide che ho fatto io, ma un diagramma che ha fatto Enisa. Enisa è, diciamo, l'ente europeo che si occupa di protezione di infrastrutture critiche, tra cui impianti industriali, centrali, eccetera, eccetera. Okay? Guardate un po' i nomi che hanno messo come, in questa slide, threats affecting ECS SCADA system, cioè i rischi che i possono impattare sugli impianti industriali. Ne conoscete qualcuno di nome? Ovviamente sì, sono esattamente quasi tutti gli stessi rischi che impattano anche una rete ICT normalissima, quindi parliamo di malware, parliamo di rootkit, parliamo di problemi di denial of service e outage delle comunicazioni, parliamo di man in the middle, okay, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi lo schemino che ha fatto Enisa nella documentazione, poi qui è tutto citato e alla fine ci sono anche un po' di riferimenti, ma lo schemino che ha fatto Enisa per parlare dei rischi di sicurezza negli impianti industriali in realtà parla di rischi di sicurezza nelle reti informatiche. Non solo, di questi rischi qua, quando noi abbiamo una rete, un impianto industriale, il problema è che questi impianti industriali, essendo nati nella seconda, nella terza parte della diciamo dell'industrializzazione, quindi industry, chiamiamola 3.0, ok, sono stati pensati per vivere in un ecosistema chiuso, in una rete che nessun altro accede, a cui nessun altro arriva, per cui immaginate qual è il meccanismo di sicurezza che hanno, per esempio, i protocolli più utilizzati in ambito industriale. Nessuno, esattamente, proprio quello, ok? Comunicazione in chiaro, nessun tipo di autenticazione, il pacchetto dice di arrivare da quella macchina, un pacchetto UDP in chiaro arriverà da quella macchina, sulla mia rete non c'è nessun altro, ok? In realtà non è più così. Adesso se voi avete un vostro cliente, avete un impianto industriale, nel 99,9% dei casi è direttamente o indirettamente connesso a internet. Direttamente perché magari da quella rete lì, assegnandosi un IP o facendosi assegnare un IP, vado su internet. Indirettamente perché se non lo faccio direttamente da quella rete lì, vado sulla rete office e dalla rete office vado su internet e viceversa. Okay. Quindi un attaccante che mi sfondi con un malware la mia rete office perché qualcuno ha cliccato l'allegato sbagliato, per fortuna nessuno clicca mai l'allegato sbagliato ovviamente, okay. Ma se qualcuno clicca sull'allegato sbagliato nella rete office e io non ho una segregazione, e quasi nessuno ce l'ha seria, tra la rete office e la rete OT, okay, infezione sul PC della segretaria o dell'amministratore delegato è indifferente, un utente non tecnico meglio ancora, ok? Spazzola tutta la rete per cercare share aperte, vulnerabilità, eccetera. Tra le reti che trova c'è anche il famoso server utilizzato dal componente ICS del mio impianto che sta lì a raccogliere i pezzi o fare cose di questo genere. Il design ad oggi negli impianti industriali è stato quello della massima
affidabilità, quindi del massimo funzionamento e spesso anche della massima semplicità, installazioni default, quello che funziona non si tocca, eccetera. L'altro problemino che abbiamo in ambito industriale, io faccio sempre la battuta che con Eternal Blue probabilmente ci camperò fino alla pensione, ok? Qual è l'altro problemino che abbiamo in ambito industriale? Che questo tipo di impianti hanno un ciclo di vita un po' più lungo di un portatile del cavolo qualsiasi, ok? Quindi io normalmente quando installo un impianto da 500.000 euro, 1 milione di euro, mi aspetto che abbia un ciclo di vita di 10 anni, 15 anni, ok? Portatile 3 anni lo butto via, 4 anni lo butto via. Non solo, spesso sono impianti a ciclo continuo, quindi hanno una finestra di manutenzione che è magari una settimana all'anno, ok? Magari lavorano dalle 6 di mattina alle 10 di sera, lavorano H24. Non solo, se ci installo degli aggiornamenti, se ci faccio delle modifiche io, il produttore mi dice no, non ti garantisco più che l'impianto sia effettivamente corretto, funzioni e faccia quello che deve fare. Su un impianto che magari produce 100.000 euro di valore all'ora, mettersi a giocare con gli aggiornamenti, ok? Questo sempre da Enisa è una tabella di riferimento, diciamo, di quelle che sono un po' le tipologie di attacco con il livello di criticità. Ovviamente against administration system of SCADA, quindi against la ICS part, quindi se entro nel SQL server che raccoglie i dati degli SCADA con la password di default DBA, ok? Quello è cruciale, ovviamente è una criticità. E poi va a mano tutte le varie parti e così via. Ok? Allora, la prima cosa da non fare è esporre direttamente il proprio impianto industriale su internet. Quale pirla mai lo farebbe? Nessuno. Oddio, qualcuno forse l'ha fatto. Questa, vabbè, ormai è un po' vecchia, ma penso che se facessero una scansione, una statistica anche più recente, non cambierebbe molto. Serial port connection to SCADA, ICS e altre cose del genere scoperte esposte direttamente su internet, ok? In una scansione su internet 115.000 dispositivi, 95.000 di questi erano esposti su mobile connection S3G o GPRS. Devo fare il remote management del mio impianto industriale, ci metto un bel modem UMTS, tac. Fortunatamente in Italia le connessioni SIM dati di solito sono nattate, quindi non hanno un IP pubblico. Vado dal fornitore e gli dico, però a me servono degli IP pubblici, tieni, ecco la tua rete, c'hai gli IP pubblici, ok? Dopodiché lì sopra c'è il Telnet, l'HTTP, l'HTTPS, quello che è del tuo impianto industriale, su cui nessuno ha ovviamente cambiato la password di default, e hai l'impianto esposto su internet. Qualcuno di voi ha mai giocato con Shodan? Shodan è un motore di ricerca che serve a cercare tante cose, tra cui anche, se volete, gli impianti industriali. Se voi andate su Shodan e cercate, per esempio, qui cosa ho cercato? Siemens. Cercate Siemens, qualcosa che abbia Siemens in uno dei banner dei servizi, ne trovate 12.000. Cercate qualcosa di più specifico? Schneider? Modbus? Ok. Poi queste query sono ad cavolum, ovviamente facendole, conoscendo già l'oggetto che devo cercare, facendo delle ricerche più mirate, ne ottengo anche di più o di meno e così via. Simatic, Vago PFC, qualcuno ce l'ha il Vago? Chi non c'ha un Vago nel suo impianto? Saranno solo dispositivi poco importanti. Sì, certo, come questa che se non ricordo male è una centrale, in Messico. Cos'era? Una centrale, credo, dell'acqua, una roba di questo genere. Comunque una roba abbastanza delicata. Okay? Esposta direttamente su internet via VNC con le credenziali di default o addirittura senza credenziali. Chi di voi ha un impianto industriale avrà notato che molto spesso i produttori degli HMI per controllare da remoto l'HMI usano VNC e perché metterci una password? Basta connegarsi. Okay? Capita solo ai pirla, tipo a Tesla. Tesla è un'azienda ibrida, è sì un'azienda IT, un'azienda di alta tecnologia, ma è anche un manufatturiero, cioè anche un produttore. Gli hanno sfondato il cloud che usavano per fare crypto mining. Okay? Se capita a Tesla, vuoi che non capiti alla Pippotronic di Castelfranco Veneto che fa quei 4 impianti che usiamo io e il mio vicino di casa? Non lo so, mi farei delle domande. Va bene, allora se non capita a voi, fate conto, adesso va tanto, una delle buzzword degli ultime settimane, degli ultimi mesi è
supplice in attack. Cosa vuol dire supplice in attack? Che se io voglio sfondare te e per qualche motivo non ci riesco, non ti voglio attaccare direttamente, ma mi sfondo il tuo fornitore, che sicuramente c'ha una remote management, una VPN, eccetera, ok? Okay. Quindi una cosa sicuramente che va valutata è tutta la parte di remote management, perché è chiaro che per me è molto più comodo avere il manutentore che invece che dover venire fisicamente da me con i costi e i tempi che comporta può collegarsi in remote management e dirmi subito l'impianto è rotto, non è rotto, fai così e fai cos'ha, però va fatto con grano salis. Già se fate, attenzione che questa roba qui se la fate nella parte di rete di impianto industriale dovete saperlo fare, ok? Questo è safe nel senso che non fa niente di particolarmente pericoloso, già se ci mettete, se conoscete NMAP, il meno SV o il meno A, un po' rischiate. L'altro giorno ero da un cliente in ambito produzione di cibo e mi ha dato il report che gli aveva fatto un fornitore di un VA completo su tutta la rete compreso gli impianti. Io ho fatto così, ho detto ma non si è rotto niente, ma avevamo un po' di problemi, qualcosa andava un po' più lento, ho detto siete stati molto fortunati, perché se fate girare un software di VA o anche semplicemente una roba un po' aggressiva sulla parte di impianto potrebbe non succedere niente, ma potrebbe anche succedere un casino. Quindi se fate queste cose fatele con molta molta attenzione. Un'altra cosa interessante è che agli hacker la parte di CS SCADA piace, perché è di moda, perché è figo, perché non è una cosa che ti puoi comprare a casa, per cui lavorarci, smanettarci è divertente. Se voi andate su questo sito che si chiama ccthinks.com, è un sito specializzato, un motore di ricerca che indicizza solo gli abstract, i titoli e relatori delle conferenze di sicurezza informatica. Volete sapere qual è lo stato dell'arte di una certa tecnologia? Pubblico, andate su questo sito, cercate il nome della tecnologia, tipo cercate Zigbee, cercate SCADA, cercate quello che volete e vi viene fuori tutto quello che i ricercatori di sicurezza hanno pubblicato a qualche conferenza, che è la maniera che hanno i ricercatori di sicurezza di farsi pubblicità, di fare marketing e quindi di vendere. Quindi, salvo ricerche segrete alla Mission Impossible, finisce tutto indicizzato qui. Di vulnerabilità in specifiche degli apparati SCADA se ne parla dal 2010, 2011, 2012, questa è una delle più interessanti, dei talk più interessanti, è del 2013 di Qualys, che ha fatto, Qualys è un'azienda di sicurezza informatica, si occupa di sicurezza informatica e di analisi della sicurezza, diciamo offensive security, quello che si dice, ha fatto un'analisi in una serie di apparati, che è SCADA, e ha pubblicato una serie di vulnerabilità. Ma noi nel 2019 in Italia, nella nostra azienda del Nord-Est, non dobbiamo neanche arrivare al problema di preoccuparci se la nostra implementazione di Modbus è vulnerabile o no. Okay? Quello magari lo facciamo tra 5, 10, 15, 20 anni. Adesso intanto facciamo in modo che non ci arrivino a parlare col Modbus, magari non da internet. Okay? Questo già sarebbe un ottimo vantaggio. Vengono comunque pubblicati exploit e tecniche di attacco specifiche per gli apparati SCADA, adesso ci sono delle aziende che sono specializzate anche a fare ricerche e pubblicazioni di vulnerabilità in questi apparati, ok? Ma per proteggerci, secondo me, intanto partiamo un po' prima. Cioè io quando faccio dei paragoni dico che la sicurezza nell'ambito industriale probabilmente è la stessa che c'era in ambito ICT normale nel 2000, nel 98, cioè non c'era, ok? Allora, sempre ENISA ha pubblicato una serie di best practice, non ve le sto a leggere tutte perché sennò tanto stiamo qua tutto il giorno, poi vi dico la mia checklist, ok? Però su checklist di ENISA vale sicuramente bene, vale sicuramente la pena se avete, se vendete questo tipo di apparati, se gestite questo tipo di apparati, di conoscerla e leggerla, ok? La prima è include security as main consideration during the design phase of ECS SCADA systems. Okay? Quindi la prima cosa che piano piano, perché non è un processo che farete dall'oggi a domani, ma che dovete cominciare a fare è con i vostri fornitori cominciare a dirgli guarda che però io voglio avere certi livelli di sicurezza. Tant'è che noi per esempio facciamo moltissime checklist sulle procurement, quindi sulla parte di acquisizione degli apparati. Okay? Quando tu a un fornitore che di lavoro... E non voglio assolutamente denigrare perché io non sono capace di fare l'elettricista, anzi se lo faccio muoio, ok? Però gente che di lavoro fa l'elettricista di sicurezza informatica spesso non ne sa molto, cioè semplicemente segue le istruzioni che gli hanno dato da chi ha comprato l'apparato, Siemens, quello che è, Schneider, quello che è, segue le istruzioni paro passo
e se deve mettere una password metterà SIMES o metterà il nome del cliente, ok? Quindi salto tutte le parti. Un'unica cosa molto importante è sulla parte CS SCADA è il fatto che di solito, adesso come adesso, chi gestisce la rete OT non è chi gestisce la rete IT. Okay? Quindi quelli che si occupano della produzione, di scegliere le macchine, di farle installare, di farle mantenere, non sono lo staff ICT normale, quindi chi fa la gestione dei server normali. Okay? Se avete questa situazione, cominciate a parlare, se siete nell'IT, con il vostro omologo che fa OT e viceversa, perché sicuramente parlandovi qualcosa viene fuori di utile. Okay? Allora, le best practice le salto perché sennò sforiamo. La cosa importante che vi faccio vedere sempre da Inisa è questo schema, si chiama ISA 95, uno schema molto famoso, che è la teoria, quindi l'optimum, nella gestione degli impianti industriali, dalla parte più vicina alla produzione, quindi PLC eccetera, fino alla rete office, fino a internet. Contate quanti firewall ci sono? Poi pensate quanti firewall avete voi nel vostro impianto, tra la rete impianto, i pezzi della rete impianto, tra la rete impianto e la rete office, ok? Se non avete lo stesso numero di firewall, probabilmente di base avete un problema. Una delle cose che mi capita più spesso è di andare in certe reti, adesso, allora, la rete piatta dove c'è tutto attaccato, dalla pressa da 100.000 euro al PC della segretaria, è difficile trovarlo, ma capita ancora. Magari c'è già una certa segregazione in VLAN, però se poi non faccio il filtro tra queste VLAN, okay, sposto il problema dal layer 2 al layer 3, ma il problema ce l'ho uguale. Okay. Il mio consiglio è, nel 2019, per la mia conoscenza di quello che è l'ambiente ICS SCADA in Italia, il mio consiglio è al momento segregate. Quindi isolate le VLAN per linea produttiva, addirittura se riuscite, filtrate tutto il traffico tra le VLAN, okay, ed è così che secondo me va fatto. Il problema è che invece Industry 4.0 gli piace molto un concetto che si chiama MES. Secondo me si sono dimenticati di aggiungere una S in fondo, dovevano chiamarlo MES. Okay? Il MES cosa dice? Che chiunque parla con chiunque, perché il CRM sa in tempo reale se il cliente ha fatto l'ordine, manda già l'ordine al magazzino, che sa già, dà le istruzioni alla linea produttiva, eccetera. Allora, il MES va benissimo, è sicuramente una cosa che vogliono tutti. Io ho clienti che ce n'hanno tre di MES, neanche uno solo, che fa ridere anche questo, ma va bene. Okay, il MES è un sistema integrato di produzione in cui tutti parlano con tutti e tutti sanno in tempo reale e tutti possono interagire proprio sul procedimento della produzione. Allora, il MES va benissimo, ma va fatto con un minimo di grano salis. Il mio consiglio in questo caso è, se avete o se non avete, diciamo, la segregazione, quando cominciate a mettere il firewall, ovviamente non potete pensare di mettere il firewall, accenderlo e fare deny all, perché non funziona più niente il giorno dopo, anzi il giorno stesso il vostro amministratore delegato vi prende per l'orecchio e vi butta nel canale lì. Okay? Quello che va fatto per farlo bene è intanto segregare soprattutto le nuove apparati, le nuove linee, e cominciare a segregarle. Quando ho la possibilità ci metto un firewall, ovviamente il firewall deve essere carrozzato in alta affidabilità, perché poi quando va giù quello va giù l'impianto. Dopodiché probabilmente dovrò fare una buona fase di learning, quindi dovrò mettere allow all, log all e poi pian piano, flusso per flusso, dire ok, questo mi piace, lo metto una regola in allow e lo tolgo dal log. Quando sono arrivato a sapere tutti i vari flussi che girano, a quel punto posso fare deny all. Okay? Questo è un po' la teoria. La teoria è facile, la pratica è molto difficile, ma secondo me è l'unica cosa. Qui vi ho messo un minimo di linee guida che secondo me come checklist possono esservi utili. Okay? Security by design, almeno cominciate a chiederla. Ma la sicurezza nel vostro impianto, nell'oggetto che state per venderci, com'è gestita? Come funziona? Okay. Collaborazione tra IT e OT, cioè se voi siete nell'OT non potete pensare di arrivare da quelli dell'IT e dirgli bon, questa è la nuova pressa, questo è il cavo di rete, me lo attacchi, mi dai un IP. Dovete parlarci un po' prima. Se voi invece siete nell'IT dovete chiedere al vostro OT che cosa fa quella cosa, di quanti punti di rete ha bisogno, che tipo di traffico fa, come funziona il remote management, ok?
Collaborazione ovviamente con i fornitori terzi. Tenete presente che molte delle vulnerabilità che trovo io non sono neanche legate al produttore finale, a Siemens, eccetera, ma sono legate all'installatore, perché quell'installatore abituato da 20 anni che viene qua, mette la macchina, l'attacca con un cavo di rete, deve creare un'utenza per qualche genere, la crea col nome Siemens, nome azienda, eccetera. Ok, Siemens, Schneider e tutta questa gente qua dal 2010-2012 in poi la parte di sicurezza la stanno pompando perché glielo chiede il mercato, soprattutto quelli super fighi, penso al di quelli che producono i Boeing o gli aerei da combattimento, è chiaro che gli chiedono certo tipo di livelli di sicurezza e il mercato si adatta, ma il mio installatore qua dietro che ha sempre fatto da 20 anni la cosa nella stessa maniera, finché non sono io a chiederglielo sicuramente non ne parlerà. Poi vabbè, audit e revisione da parte di qualcuno che sappia cosa sta guardando, che guarda i flussi, vi dice ma sta roba qua come parla, cose di questo genere, ovviamente da una terza parte, perché non può essere chi vi vende l'impianto che vi dice sì è tutto a posto, sei in una botte di ferro dal punto di vista della sicurezza, perché secondo me non torna tutto. Un'altra cosa importante è la documentazione dettagliata degli asset. Molto spesso in una rete fabbrica non si sa neanche che diavolo c'è dentro, perché la roba si è stratificata nel corso degli anni, ma anche banalmente, neanche dal punto di vista della sicurezza, anche banalmente se si rompe il firmware di una macchina o così via. La famosa immagine, il meme che gira su internet col floppy system attaccato col magnete alla. Ecco, mi è capitato di trovare dei clienti che sono esattamente in quella situazione. C'è un unico floppy che è l'unico che è in grado di far partire quella macchina, non si sa neanche se ci sono le copie. O anche cose più banali, c'è una parte dell'impianto è composto da hardware così vecchio che servono i dischi MFM. Trovalo un disco MFM nel 2019, ok? Più poi quello tradizionale, perché gli switch super fighi della Siemens che vi mettono nella rete fabbrica sono esattamente uguali degli switch super fighi della Cisco e hanno esattamente le stesse problematiche. Se non gli metti una password, non c'hanno una password, entri, modifichi le volant, modifichi quello che vuoi. Okay? Hardening adesso è una parola grossa, però almeno per la parte ICT usata nella rete OT, quindi se installo SQL Server, magari l'utenza che non abbia l'utenza DBA con password DBA, ok, magari disabilitare quello che non serve, eccetera. Molta attenzione alla parte di remote management e poi anche la parte di monitoraggio e log management, non dico di arrivare a fare a legare al vostro SIEM anche la rete fabbrica, ma piano piano ci si può ragionare, almeno la parte più facile da comprendere per voi, quindi Windows Server e queste cose qua, se sparano i log sul vostro SIEM che già ovviamente avete per analizzare gli eventi nella rete ICT, non è male. Pensare la rete fabbrica in HA, ma non sapete quante volte mi capita di andare da un cliente e dirgli analizzo un po' la situazione, poi gli dico ma quindi voi internet non serve molto? No, internet non è importante, quindi posso spegnere internet, questo è the internet, sì, ma prima che lo spengo, scusa, mi hai detto c'è lo stabilimento a Canicattì, sì, e gli ordini glieli manda la S400 che c'è qua, sì, e i due come comunicano? Ah, su internet. Bravo, quindi se internet è rotta non ti partono i camion da Canicattì, giusto? E c'hai una DSL del cavolo da 2 lire, ok? Come linea principale non c'è il backup, eccetera. Ciclo di vita degli apparati, contratti di maintenance, firmware, aggiornamenti, eccetera, ok? Copie di sicurezza dell'installazione, quindi le procedure per sapere come si ritira su un impianto, non dico che dovete farlo voi, ma siccome tra 5, 10, 15 anni magari il produttore di quell'impianto è fallito o non lo supporta più, okay, se tra 15 anni si rompe quell'impianto dovete valutarlo. Poi anche lì mi è capitato di arrivare in catene produttive dove c'è una singola macchina molto vecchia che fa parte del processo produttivo che non è più supportata perché non è stata più ricomprata, che costa 500.000 euro, benissimo. Ma se si rompe quella, tu non produci per un giorno e ti costa 4 milioni di euro. Quindi mi stai dicendo che per non sostituire una macchina che costa 500.000 euro stai rischiando di perdere 4 milioni di euro al giorno. Questa si chiama business impact analysis, che è una cosa che consiglio poi nella slide successiva, ok? Comunicazioni wireless, un sacco di questi affari c'hanno Bluetooth, c'hanno Wi-Fi, c'hanno delle reti Wi-Fi di maintenance, ok? Di base no internet. No internet vuol dire che uno non deve essere esposto direttamente da internet, un RDP, un telnet, una cosa, ma due anche che neanche la rete fabbrica va su internet, ok? Perché ovviamente la prima cosa che farà un malware, un virus, una cosa di questo genere è andare su internet e cercare di fare un canale di comunicazione, eccetera.
Quindi nell'ambito T, business impact analysis, cioè sapere il mio processo produttivo come funziona, dove se si rompe qualcosa mi fermo e quanto mi costa se mi fermo e quanto tempo ci metto a ripartire. Okay? L'analisi del rischio informatico l'avrete già fatta per il rischio ICT, è simile anche per la parte OT. Analisi delle vulnerabilità, simulazione di attacco, va benissimo. Attenzione che adesso ho visto gente che dice facciamo il VA sulla rete fabbrica, cum grano salis, fatto fare a qualcuno che lo sa fare, adesso non per fare marketing, però piuttosto non fatela. Se dovete arrivare, deve arrivare uno che attacca o fa girare nesso sulla rete fabbrica senza sapere quello che sta facendo, forse è meglio non farla. Ovviamente la parte di analisi e risposta agli incidenti, intesa soprattutto come gli incidenti di produzione, quindi se mi entra un cryptolocker e mi ferma il database di produzione, sapere come faccio per tirare sul backup del giorno prima, come faccio per ripartire, ok? Quindi provare anche sempre nella business impact analysis con i punti critici a capire quali sono le parti che hanno bisogno di partire. VA ovviamente non è PT, competenze specialistiche sull'ambito ICS e SCADA, spero che ce ne siano sempre di più, però ancora a tutt'oggi non è, diciamo, probabilmente il pane di tutti quelli che fanno il mio lavoro, quindi fate un minimo di attenzione a chi chiamate e fatevi dire che ha già lavorato in ambito, dire e dimostrare che ha già lavorato in certi ambiti. Va bene, io vi ho detto, vi ho messo un po' di riferimenti qua che sono quelli proprio base, ok? Adesso va tanto di moda, non è specifico per l'ambito T, ma ci sono i CIS Critical Control, il CIS 20, che va tanto di moda in ambito ICT, si può pensare di ragionare su quello, almeno provarci anche in ambito OT. Va bene, direi che per oggi non ho altro da dirvi io, quindi se avete qualcosa da chiedermi voi o da dirmi voi, volentieri. Valletta, cortesemente porti un microfono. Eccoci qua. Grazie. Chiedevo, esistono certificazioni riconosciute che sono in Europa per questo genere di sicurezza? Cioè, ci sono i privati che possono fare le prove d'attacco, dare il loro risultato, ma esiste uno standard in qualche tipo? Sai se qualcuno, allora, non esiste uno standard neanche in ambito ICT, esatto, quindi figurati se ne esiste uno in ambito T. È una cosa di cui si sta dibattendo, soprattutto negli Stati Uniti si sta cominciando a parlare di certificazione degli impianti. In Italia, per esempio, è appena uscita adesso la normativa, diciamo, che riguarda le infrastrutture critiche. Sono state censite 400 e rotte infrastrutture critiche, quindi gente che produce energia, gente che ha dighe, eccetera, e questi hanno una serie di linee guida che devono cominciare a ottemperare e che dovranno cominciare a fare, ed è grosso modo basata su quello che potrebbe essere un CIS 20 un po' diverso, un po'. Però grosso modo è quella, con alcune cose in più, alcune cose in meno. Però che io sappia non ci sono a tutt'oggi degli standard che ti dicono fai così, fai cos'ha. Per esempio c'è l'ISA 95 che ti dice come fare il layout, però sulla parte di controlli no. C'è uno dei documenti citati, è un documento del NIST, il NIST è il National Institute for Standard Technology americano, è l'organismo che standardizza tutto in America, da come usare lo scovolino del cesso a come gestire i controlli di sicurezza negli impianti industriali. Ha fatto un comodo manuale di 890 pagine che tu puoi comodamente, mentre usi lo scovolino, leggere e usare quello. Diciamo, di base io adesso mi baserei su quello che dice NISA, che è un po' più light. Ci sono altre domande? Ecco, arrivo. Una domanda. Ciao, senti, hai menzionato Shodan e chiaramente hai esperienza in industria e volevo sapere se hai idea di cosa succede quando qualcuno trova una vulnerabilità e lo menziona al CERT, al Computer Emergency Response Team, se questo ha qualche effetto oppure se i ricercatori di sicurezza dovrebbero rischiare di andare direttamente dalle aziende che sono vulnerabili. Allora, in Italia questa cosa non è molto ben definita, nel senso che potresti sempre essere denunciato,
C'è uscito l'articolo dell'altro giorno, ricercatore di sicurezza assolto, però intanto assolto vuol dire che vai a un processo, ti prende un avvocato e una rottura di scatole. Okay. Ci sono dei progetti tipo l'Open Bug Bounty che provano a fare la raccolta delle segnalazioni e fare da, diciamo, da tramite tra il ricercatore e chi segnala la segnalazione, però se io dovessi darti un consiglio adesso come adesso, ti direi, come direbbe Montalbano, fatti i cazzi tuoi, ok? Purtroppo, oppure fai come si fa in questi casi, una bella segnalazione che non, tu non sei rintracciabile e così via. Anche perché poi in Italia entra anche in gioco l'altra faccenda, per cui tu dici con la massima buona fede del mondo, gli segnali la cosa, eccetera, poi gli dici magari posso anche aiutarvi se volete, rischi già che sia un ricatto. Okay? Quindi di base starei molto attento. È chiaro che se tu trovi una vulnerabilità in un'infrastruttura critica, a quel punto io farei una segnalazione, anonima o non anonima, quello da decidere, al CERT-IT che eventualmente gestisce la cosa. Però se la segnalazione riguarda la Pippotronic SRL, che non è un'infrastruttura critica, è molto complesso. O riesci a avere, diciamo, adesso per esempio come è funzionato per Rousseau, per queste cose qua, vai su Twitter e cerchi di fare che la cosa sia, che ci sia una copertura poi dietro a te che ti possa aiutare in questa cosa qua. Però voglio dire, il caso di Rousseau era eclatante, comunque Evarist Galois intanto hanno detto che lo denunciavano, poi per fortuna hanno cambiato idea sulla pressione dell'opinione pubblica. Se la segnalazione sulla Pippotronic SRL magari non ha tutto questo riscontro, ecco. Bene, allora grazie e un applauso a Coba.